Federica Ottombrino, buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci. Benvenuta davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per condividere questa storia molto singolare, fatta però di una pluralità di cose che scopriremo fra poco, veramente che hanno proprio una capacità di attirare il lettore in una forma sicuramente originale attraverso il romanzo intitolato Il baule, pubblicato dall'editore Rossini. Federica Ottombrino, napoletana, si è laureata con lode alla magistrale di relazioni internazionali all'Orientale di Napoli. Da 10 anni è impegnata come musicista, autrice e cantante del duo Fede & Marlen, con cui ha pubblicato 3 album. La sua passione per la scrittura nasce durante l'infanzia e trova ora la massima espressione con il romanzo Il baule. Qual è stato lo scarto, il passaggio, la voglia di cambiare, cioè dalle relazioni internazionali all'attività di musicista, autrice e cantante di professione? Allora, questa domanda è bellissima. In realtà, come tutto quello che mi riguarda, è un po' il seguire il flusso delle cose. Cerco di essere concentrata sulla vita, ma non con le mani che puntano in un punto, ma con le braccia che si allargano. E accadde una cosa particolare perché per la mia laurea magistrale, mia madre mi regalò una fisarmonica. E questo regalo in qualche modo ha poi dirottato la mia vita verso la musica, perché ho iniziato subito a suonicchiare questo strumento che comunque è abbastanza particolare, attira parecchio l'attenzione. Era un momento in cui avevo bisogno di grande libertà, perché dopo 7 anni, diciamo, di università e di lavoro avevo voglia di qualcosa che non fosse una routine. E quindi ho iniziato per gioco, diciamo, con questa cara amica, che poi anche lei è una musicista, che è Marilena Vitale. Abbiamo messo su questo duo, non voglio dire per gioco perché non è che era un gioco, però, sai, senza una vera e propria progettualità. Entrambe scrivevamo, entrambe cantiamo, suonavamo e quindi è stato un progetto fortunato perché al primo concerto che abbiamo fatto abbiamo trovato un'etichetta che ha prodotto il primo album. Poi il concerto dopo trovavamo un booking che ci chiudeva un tour in Puglia, quindi le cose poi sono veramente andate da sole, quindi io non avevo proprio più tempo per continuare, diciamo, la carriera universitaria e quindi mi sono dedicata totalmente alla musica. Ma torniamo indietro alla fisarmonica. Questo è stato un Vai. regalo inaspettato, un regalo desiderato, o la mamma ha fatto questo regalo di sua sponte? Compro una fisarmonica e che sarà, sarà. No, allora, praticamente a Napoli c'è questa musicista che si chiama Dolores Melodia, che oltre ad essere una mia cara amica dell'animo, cioè quelle con le quali fai le rivoluzioni, suonava appunto la fisarmonica, suona la fisarmonica. E questa immagine della donna che suona questo strumento mi ha affascinata tanto da dire lo voglio fare anch'io. E mia madre, che da sempre, diciamo, asseconda tutti questi miei sogni e mi ha sempre incoraggiata proprio a non avere limiti, ha cavalcato l'onda di questo mio entusiasmo regalandomi questo strumento e poi effettivamente è stato così, cioè l'ho studiato un po', l'ho suonato molto di più di quanto l'ho studiato, cioè la utilizzo per quello che mi serve, perché poi è uno strumento molto complesso, difficile, che richiede di fare 3-4 cose nello stesso momento. E quindi sì, sono diventata anche io quella donna con la fisarmonica che tanto desideravo essere, diciamo. E adesso lasciamo la fisarmonica, anche se questo potremmo utilizzare ancora, se questo romanzo potremmo ancora utilizzare la figura della fisarmonica. È un romanzo fisarmonico questo, perché è veramente che si apre, si richiude, come i personaggi del romanzo Il baule. E andiamo adesso a incontrare Federica Ottombrino, l'immagine di copertina, una specie di Wunderkammer. Che cosa ci racconta? Sì, infatti visto c'è anche la fisarmonica. È certo. Allora, diciamo questo è in parte il mio baule, nel senso è l'apertura di tutto quello che mi tocca, che mi riguarda, che incontrava poi tante cose che toccavano la protagonista. Quindi io ho mischiato un po' il mio mondo, quindi la fisarmonica, i piedi perché cammino scalza spessissimo, la balena che è il mio animale, poi c'è tanto del mare perché poi il romanzo è ambientato in una villa che affaccia su questo panorama sconfinato del mare e delle isole partenopee. C'è una sagoma, sono dei gatti,
che sono invece gli elementi più vicini a Bianca, che è la protagonista del romanzo. Sono matite, c'è, capito, una serie di cose che si fondono tra di loro, che invece di essere scollegate, creano un unico mondo. Che creano un unico mondo, ma qui entriamo poco per volta nel mondo senza entrare troppo, perché Federica, noi in questo posto delle parole, come diciamo sovente, amiamo stare sulla soglia delle storie, no? Perché sarà poi compito degli ascoltatori andare dentro la storia, scoprirla. Noi normalmente raccontiamo molto poco dei libri, ma incominciamo a dire che questo libro è dedicato a qualcuno che ha guidato con la sua vita la storia verso la mia verso questa storia. Ecco, chi è che ha Sì. guidato la tua vita verso questa storia? Che tra l'altro lo riprendi poi anche nella pagina dei ringraziamenti. Tuo figlio Sì, Giona. esatto, sì. Sì, perché ho scoperto, diciamo, diventando mamma, che le scelte più sagge che prendi per te stessa sono quelle che prendi per tuo figlio. Cioè, questo bambino che poi nella mia vita è proprio in carne ed ossa, cioè mio figlio, ma comunque pensare di fare delle cose per tutelare un bambino, neanche un bambino interiore, sono, diciamo, le scelte migliori che poi ritornano in benefici per te stesso. Io per lui, diciamo, ho deciso di cambiare casa perché lui aveva l'asma, aveva 9 mesi, e quindi abbiamo lasciato Napoli, che eravamo in centro, proprio in una zona comunque molto trafficata, alberi zero, e il pediatra ci disse: andate a vivere sul mare. Quindi in brevissimo tempo io ho trovato questa casa molto bella. L'ho fatto per mio figlio, diciamo così, lui è stato il mio input, però chiaramente poi mi è ritornato tutto il benessere di quella vita sul mare di questi 4 anni che ho vissuto a Bacoli, precisamente a Capo Miseno, che è dove poi si trova il faro di Napoli. Questo. E dove si trova il faro di Napoli? E da Napoli arrivano notizie di terremoti. Com'è la situazione? Sì, un po' critica. Io per fortuna su questo non mi faccio troppo sconvolgere, no? Cerco di restare cauta, perché ci sono anche persone che stanno dormendo in auto, per dirti, o chi ha la valigia pronta vicino alla porta, quindi il livello di allarme è abbastanza alto. Io cerco Giona, cerco mio figlio, se non è accanto a me in quel momento lo cerco, metto vicino a lui, aspetto che passi la scossa e basta. Sono tanti i ragionamenti che si possono fare su questa cosa, anche perché poi puoi immaginare che essendo ai Campi Flegrei è il tema quotidiano adesso, quindi ognuno poi ha la sua riflessione in merito. Io penso che sentirsi precari qualche volta faccia bene, soprattutto se a decidere su di noi è la terra e non l'uomo, che già con le sue scelte ha reso la vita molto più precaria di quello che era. Quindi, per fortuna, adesso è merito di un terremoto che noi abbiamo capito la nostra piccolezza, non per merito di una guerra o di tutto, diciamo, il male che ogni giorno riversiamo noi nel mondo. Quindi, purtroppo, la vita è questo, è in permanenza. Noi che abitiamo qua, diciamo, lo sentiamo magari più forte, ma è così. E quindi il concetto di casa è un concetto importante in questo romanzo Il Baule, alla luce anche di Sì. quanto sta accadendo in questi giorni, in queste ore a Napoli, è un concetto che è importante. La casa non è solamente il contenitore della propria vita familiare, è molto di più. Sì, questo è un tema a me molto caro e ti dico sul quale sto continuando a ricercare e a lavorare, perché la protagonista del romanzo, diciamo, fa di tutto per andare ad abitare in questa casa, come aveva fatto la madre che l'aveva acquistata. Quindi questa convinzione così profonda, no, di dire io devo essere qui, questo è il mio posto, che è qualcosa di più da queste sono le pareti di casa mia. È un sentimento che io non ho ancora maturato e sono alla ricerca di quale sia poi effettivamente il mio posto, che cosa rende un luogo il proprio posto. E in questa ricerca, diciamo, c'è forse il senso della vita, no? Probabilmente. Oggi si è un po' perso questo legame tra ti dico dove abito, ti racconto di me. Cioè, sono tanti i condizionamenti, anche economici, che ci spingono ad abitare in case che non ci rappresentano. Però io spero nella mia vita, con il mio bimbo, di trovare un posto che sia a me,
cioè dove io possa manifestare veramente la mia identità e sentirmi libera, quindi accanto al mare, per esempio, vedendo un tramonto alla finestra, godendo della natura, per esempio, queste sono cose che nutrirebbero la mia anima. Casa è dove riesci ad addormentarti senza fatica, ma allo stesso tempo è Sì. trampolino per il mondo, chiudi la porta alle spalle e ti trovi pronto in strada, protetto, non smarrito, perché l'idea di quella casa te la porti appresso. Tutti sono i posti dell'andare. La casa è il posto del tornare. È molto bella questa idea Grazie. che tutti sono i posti dell'andare, la casa è il posto del tornare. Ecco, qui c'è un respiro poetico che ci porta poi in verità alle parole che hai detto poco fa, no? Rispetto alla casa. Che cos'è la casa? Sì. Non è un posto di cui abbiamo le chiavi e questo ci dà il potere assoluto per aprire e chiudere, anche se Bianca già all'inizio del romanzo dice: no, no, voi dovete tenere aperte le porte, no? Quando sarò morta io verrò a trovarvi insieme col vento. Ecco, questa non è semplicemente un'idea di una casa che appartiene a una sola persona. E questo romanzo non appartiene solamente a Bianca e ai suoi personaggi. Questo romanzo appartiene un po' a tutti noi, perché se entriamo nella storia dobbiamo comunque rispecchiarci in queste parole. Che ne dici? Mamma mia, mi stai facendo emozionare, ti dico la verità, perché guarda, aver scritto questo libro non potevo immaginare che potesse dare così tanto movimento alla mia vita, anche mentale, come dirti. Cioè, c'è un tempo in cui scrivi il libro e quindi sei a casa, ti dedichi, e poi un tempo in cui il libro lo vivi. E parlarne adesso con te, confrontarmi con le persone che l'hanno letto, è proprio la vita del libro che ha proprio degli effetti sul reale, cioè non è carta e basta. Sta creando per me delle relazioni, sta aprendo dei pensieri. Ora, questa cosa che tu hai detto rispetto al fatto che il libro possa avere più protagonisti, anche persone che non ci sono scritte, ma in cui però il lettore si può ritrovare, chiaramente è ciò che più io desidererei. Sì, ho cercato di fare questo, cioè di narrare dei personaggi, ma di narrare le loro emozioni che chiaramente sono comuni a tutti gli esseri umani. E adesso c'è una cosa di cui voglio parlare, una cosa che non ci accomuna più, ahi noi. Ed è una cosa a cui Federica Ottombrini ci tiene molto, perché questo romanzo nasce grazie a queste cose che noi non facciamo più, che non abbiamo più, non temiamo più, e sono le lettere. Qual è Sì. l'ultima lettera che tu hai scritto? A proposito. Io scrivo molto, diciamo proprio, cioè, ho ancora un diario e scrivo delle lettere e l'ho scritta alla persona che amo e mi piace, cioè a volte lo faccio proprio come un esercizio, nel senso c'è bisogno di lasciare traccia, secondo me, che è molto diverso dal dire le cose a voce, peggio ancora scrivere messaggi su WhatsApp. Quindi che la carta scritta occupa uno spazio e secondo me crea un'energia e ha degli effetti che parlare o usare il telefono non può generare. A parte non so se ti è successo, ma proprio impugnare la penna è come se usassi parti del cervello che non utilizzi se parli o se scrivi a computer. A me vengono in mente delle idee proprio solo se ho la penna in mano e posso scriverle. E mi piace anche perché fissa un momento e noi non sappiamo quanto tempo abbiamo. Quindi io delle cose voglio proprio che siano chiare, voglio averle dette, non voglio pentirmi di non aver comunicato, ecco, delle cose. Per cui per me scrivere lettere è questo. Io alle presentazioni sto lasciando su ogni sedia un post-it con una penna. Ora vedrò questa cosa quanto funziona, però qualcuno mi ha lasciato un bigliettino, ha scritto qualcosa, cioè ritornare al foglio e alla penna, per quanto possa essere demodé, io credo che ha un grandissimo valore. Io senza le lettere dei protagonisti non avrei potuto scrivere questo romanzo. Quindi, secondo me, scrivere una lettera è lo start per qualcos'altro e dobbiamo riprenderci questo potere. Eh sì, perché è un potere molto importante, un potere che crea un'autobiografia ed è un potere anche taumaturgico, perché noi non sappiamo quanto il senso della scrittura ci dia un'apertura
Un'apertura al mondo, un'apertura verso gli altri, ma soprattutto verso noi stessi, ed è questo anche il carattere terapeutico della scrittura. Ma qui il romanzo è un insieme di storie che collimano e creano uno sviluppo. Ma perché succede tutto questo? Succede perché Federico Tombrini ha capacità di ascolto, ha capacità di ascoltare le storie che le vengono raccontate, ma non si tratta di ascoltare le grandi storie, no, bisogna condividere le piccole storie, no? E non è nemmeno necessario che noi ascoltiamo le storie per scrivere un libro, e questo è molto importante, quello... È l'invito che ci fa, oltre a scrivere lettere, Federica Ottombrino a chiusura di questo romanzo. Quanto conta ascoltare le storie? Secondo me è proprio vitale al 100%. Io infatti dico ascoltare le storie, ma raccoglierle, perché a volte chi ti parla a volte non sa neanche che ti sta svelando qualcosa o ti sta raccontando un segreto, ti sta aprendo uno scrigno, no? Un baule, ecco, volendo tornare al libro. E nella capacità dell'ascoltatore c'è anche il restituire il valore di quello che ti viene detto. Per questo io dico raccogliere, perché a volte vengono buttate lì delle frasi, degli sguardi. E io mi sono chiesta molto su che cosa, cioè quale sia la mia dote nella vita, e forse questa è l'unica veramente cosa preziosa che ho, di cui molti mi prendono anche in giro, perché io do veramente valore, anche se trovo la foglia a forma di cuore a terra, oddio, ecco il cuore, l'amore, però ecco, senza diventare melenza, io penso che vada accolto quello che ci arriva e vada trasformato, e bisogna dare valore alle cose, alle parole, alle persone, in qualsiasi momento. Io mi trovo spessissimo a parlare con persone anziane e loro sono proprio tipo sconvolti dal fatto che io mi soffermi in maniera autentica ad ascoltarli, e questo forse sta accadendo, forse sempre meno, siamo sempre un po' più chiusi, più concentrati su noi. E secondo me è bello invece dare spazio ad altre voci, spostarsi un po' dal centro sempre in cui ci mettiamo. E prima di chiudere questa conversazione vorrei dedicare il giusto tempo alla frase in esergo del buddista Nichiren Daishonin: il viaggio da Kamakura a Kyoto dura 12 giorni. Se viaggi per 11 giorni e ti fermi quando ne manca uno solo, come puoi ammirare la luna sopra la capitale? E come possiamo ammirare la luna se non compiamo il nostro viaggio, se non scriviamo lettere, se non stiamo ad ascoltare le storie, se non siamo noi stessi, e via di questo passo? Federica. Esatto, è proprio così. Ti ringrazio anche per averla letta. Sì, questa è una frase che ha guidato sempre la mia vita, anche quando dovevo laurearmi. Cioè, le cose hanno un tempo, i viaggi non puoi lasciarli a metà. È come pensare di voler avere un bambino e far durare la gravidanza 5 mesi. Deve durare 9, quindi bisogna arrivare fino in fondo nelle cose e fino all'ultimo giorno. E la cosa interessante di questa frase, che è proprio quello che vorrei dire, è che quando ne manca un giorno e tu sei all'11° giorno, potresti essere stanco e dire non ce la faccio più, non ho più la forza. Però se ci fermiamo il giorno prima, magari è solo un giorno in più che manca, perché spesso io vedo nella vita persone, e anche io chiaramente, no, stanche, oppure di dire vabbè, questa impresa in cui mi voglio lanciare è troppo difficile, ho passato mesi dietro questa cosa, ora basta. E invece quello è solo l'11° giorno, cioè ne manca uno per poter arrivare, è il giorno prima, e quindi secondo me andare fino in fondo senza demordere è una cosa che dovremmo ogni tanto tra di noi ricordarci. Il baule è il romanzo che abbiamo raccontato insieme con l'autrice Federica Ottombrino, un romanzo pubblicato da Rossini. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ah, sto leggendo un libro bellissimo, si chiama Immaginauti. È un'opera incredibile, aspetta, perché l'autore si chiama Marco Dallari. Vero, Marco Dallari. Sì. Sì, ed è un capolavoro, io veramente, ecco, il posto delle parole, cioè nel senso provo piacere nelle parole che lui ha scelto, ed è un libro che parla proprio di come andare contro tendenza, contro cultura, citando però dei grandissimi come Camus,
E io da quando ho iniziato a scrivere ho iniziato a leggere molto di più. Le due cose proprio devono andare insieme, cioè come sentire musica e ballare, come cucinare e mangiare, cioè una senza l'altra non possono stare. Infatti questo è un grande dono che mi ha fatto questo libro, cioè di ritornare ad apprezzare la lettura. E divoro libri, non riesco più proprio a non leggere ed è bellissimo. Grazie davvero Federico Ottombrino e buona giornata. Grazie mille a voi, è stato bellissimo. Ciao.